Allora, partiamo con la seconda parte della sessione mattutina. Come accennavo prima, in questo talk parliamo di una nota dolente da trattare ai Linux Day, cioè il fatto di come, anche se Linux e il kernel e i sistemi operativi basati su Linux sono i più diffusi al mondo, questo da quando c'è Android ha miliardi di device sparsi in tutto il mondo, ha passato ormai più di 2 miliardi di installazioni e quindi uno potrebbe pensare, se ci avessero detto a noi Linuxati 10 anni fa, guarda che un giorno il sistema operativo che ti piace sarebbe stato installato su 2 miliardi di dispositivi, avremmo cantato vittoria, avremmo detto abbiamo liberato tutta l'informatica che c'è al mondo, dove per liberare si intendono le libertà del software, che sono la libertà di poter eseguire il programma per qualsiasi scopo, la libertà di poter studiare come funziona il programma, la libertà di poter modificare il programma per adattarlo alle proprie necessità e la libertà di poter ridistribuire, di poter dare il programma sia nella versione originale sia nelle versioni modificate da noi. Queste sono le libertà del software. In realtà, anche se Linux è ovunque nel mondo, grazie soprattutto alla spinta di Android, in realtà non c'è una corrispondente liberazione dell'utente, cioè i dispositivi che abbiamo nelle nostre tasche non possiamo considerarli liberi. E adesso vediamo perché. Ok. Allora, la prima cosa che dobbiamo dire è: partiamo non dallo smartphone libero, ma dal PC libero. Per il PC libero si intende quello che noi abbiamo tutti quanti, il nostro PC. Dopo 35 anni dall'inizio del movimento del software libero, dal progetto GNU, possiamo finalmente dire che nel 2018 è possibile avere un PC, laptop oppure fisso, completamente libero. Che cosa significa per un PC completamente libero? Significa un PC che è in grado di operare e di funzionare facendo girare in tutte le sue componenti, dal programma fino al firmware che sta nel chip a basso livello della scheda madre, solamente utilizzando software libero e open source. Questo significa un PC completamente libero. Ora, nel 2018 è possibile ottenere, possedere un PC che è completamente libero. Non è tutta rose e fiori, nel senso che innanzitutto richiede delle conoscenze settoriali, tecniche, non tanto per farlo girare questo PC completamente libero, ma per sceglierlo. Cioè, se abbiamo come priorità assoluta la libertà del dispositivo che andiamo a comprare, dobbiamo sceglierlo in maniera apposita, dobbiamo fare delle scelte precise, dobbiamo sapere che cosa andare a guardare. Se vogliamo confinarci e scegliere un dispositivo PC completamente libero, non abbiamo la scelta infinita che abbiamo se dobbiamo semplicemente prendere un PC e basta. Entrate in un qualsiasi negozio di elettronica, adesso avete almeno 40 modelli esposti. Sapete che se cercate la sezione PC su Amazon non arrivate alla fine delle pagine che vi dà a disposizione. Ma quelli sono PC general consumer, per i consumatori generali. Se invece andiamo a confinare la nostra scelta ai PC fatti in maniera tale da rispettare in tutto e per tutto le libertà dell'utente, fino al singolo chip, la scelta improvvisamente si riduce di parecchio. Spesso non abbiamo a disposizione l'ultimissimo hardware appena uscito, perché dal momento in cui esce l'ultimissimo hardware al momento in cui è disponibile software libero per quell'hardware, passa un po' di tempo. Quindi normalmente il progresso tecnologico già sposta la tecnologia un po' più in là. Qualche anno fa questo significava effettivamente, se volevo un PC completamente libero, dovevo veramente andare a prendere hardware che ormai aveva 4-5 anni. Adesso è possibile prendere hardware di penultima generazione,
che supporta però completamente la libertà dell'utente. Quindi è migliorata la situazione, però in genere non possiamo avere l'ultimissimo hardware e soprattutto i costi aumentano. Non di tantissimo, ma di certo un PC che rispetta al 100% la vostra libertà non sarà così economico come un PC in una catena di elettronica o su Amazon. Questo perché? Perché prendersi cura delle libertà dell'utente comporta delle progettazioni supplementari che ovviamente aumentano il costo per il produttore e quindi il produttore necessariamente lo dovrà scaricare sull'utente. Quindi è possibile, ma non è facilissimo. Quindi però il problema lo possiamo considerare risolto, possiamo avere un PC completamente libero e quindi si tratta adesso di rendere la cosa più facile, più veloce, avere più modelli a disposizione, ma il problema l'abbiamo risolto. Dove non l'abbiamo risolto invece è nello smartphone. Avere uno smartphone al 100% libero, cioè dove ogni chip, ogni codice che gira sul dispositivo è aperto e libero, quindi open source e con le libertà del software, non solo non è proprio possibile al momento, ma progressivamente la situazione o è in stallo oppure non sta proprio migliorando, cioè ci stiamo allontanando da questo obiettivo, dall'avere quello che abbiamo con i PC anche sugli smartphone. E in questo talk sta proprio ad approfondire perché la situazione è quella che è e che cosa possiamo fare nel frattempo per avere non la situazione perfetta, ma già qualcosa di meglio. Ok. Adesso facciamo un passo indietro e andiamo a ripercorrere perché è nato Android e che funzione svolge. Allora, Android in realtà nel 2005 era un'azienda, una startup americana che si chiamava proprio Android Incorporation. E voi sapete che le startup nascono e fanno soldi non tanto per fare il prodotto di successo, ma per far pensare a grandi aziende di poter fare il prodotto di successo ed essere acquisite. E Google fa proprio questo, nel 2005 compra Android Incorporation, ma lo fa nello spirito con cui lo fanno le grandi aziende. Le grandi aziende comprano decine di startup e dei 10 che ne comprano, 9 falliscono. Ed è normale questa cosa, loro sanno che sarà così e non gli importa perché basta che una di quelle startup che comprano faccia il botto. E loro sono ripagati da tutti gli investimenti precedenti. È quello che noi conosciamo come venture capitalism, capitalismo d'avventura in sostanza. Quindi lo compra, ma non è che sa benissimo che farci. Addirittura all'inizio aveva in mente di renderlo un dispositivo, un sistema generico per dispositivi embedded, per ovunque, lavatrici, tostapane, qualcosa da mettere su dispositivi, quelli che adesso conosciamo come IoT, Internet of Things. Però non ha piani precisi, addirittura nella sua prima idea era progettato per cellulari con tastiera, che adesso sappiamo benissimo essere una nicchia del mercato Android. Ci sono pochissimi dispositivi, Android con tastiera QWERTY full fisica. Nel 2008, tra il 2007 e il 2008, esce iPhone e iPhone scombina completamente i piani di Google. Anche se prendete il 2007, esce iPhone e ovviamente ancora i Nokia dominano. Chi non ha avuto un Nokia qui, o Dumbphone, i cellulari non smartphone, oppure i primi smartphone Nokia. Il primo smartphone probabilmente è stato un Nokia. Dominano ancora i Nokia, ma si capisce nettamente che iPhone ha fatto breccia, ha reso il touchscreen sensato. Le persone si trovavano bene a usare il touchscreen, mentre in tutte le implementazioni precedenti il prodotto non aveva avuto successo. Tant'è che in una famosa intervista di Ballmer, fa una previsione che l'iPhone fallirà perché non ha una tastiera. E sappiamo benissimo com'è andata sia per l'iPhone che per Steve Ballmer. Allora Google si trova di fronte a un crocevia, perché anche se è tutto rose e fiori adesso, Google ha il dominio della pubblicità su internet, il dominio della ricerca su internet, pensate a questo scenario dove Google non fa niente
E si capisce che da qui a 5 anni il mobile sorpasserà il desktop, come è effettivamente successo. Allora immaginate Google che ha il 100% del mercato del desktop, che prima era il 100% del mercato di tutto, e improvvisamente si trova ad avere lo 0% di una fetta del mercato che diventa la più grande e si rimane confinata nel desktop. Questo che cosa significa? Google ha questo allarme rosso in testa. Sì, Apple fa cellulari, ma se si trova con il 60%, il 70%, l'80% dei dispositivi al mondo, se io non faccio niente, poi chi mi assicura che tra 5 anni non se ne esce con un motore di ricerca che integra in tutti i dispositivi e dall'oggi al domani Google dal dominio dei motori di ricerca passa al 20%, al 10% in decrescita. Chi mi assicura che che Apple non si mette a fare pubblicità, a vendere spazi pubblicitari di un mercato che dominerebbe? Io non ci sono su quel mercato, ho perso il mio dominio che avevo fino al giorno prima. È quello che è successo a Nokia. Nokia ha avuto il peccato di rimanere ferma e dall'oggi al domani è passata dal dominio totale di fatto alla sparizione dal mercato, fino alla recente reincarnazione che non è la Nokia originale, sapete benissimo, ma è frutto di 3 o 4 acquisizioni consecutive. Quindi Google decide di ridedicare Android a scongiurare questa cosa, deve evitare che Apple rimanga indisturbato nel mercato degli smartphone dove è arrivata per prima. E allora che cosa fa? Sviluppa Android. Android lo ristruttura da capo per diventare un sistema per smartphone e di fatto diventa la base da cui partire per avere una fetta di quel mercato. Solo che comincia a sviluppare un sistema, ce l'ha già pronto, nel 2008 è già pronto, pochi mesi dopo l'uscita dell'iPhone, Android è già pronto, però non ha nessuno smartphone, Google non fa produttori, non produce cellulari e di certo non ci si improvvisa produttori di cellulari nel 2008 dall'oggi al domani. Ha bisogno di incentivare partner a installare Android. E allora che cosa fa? Google decide di accollarsi completamente i costi di sviluppo del sistema operativo Android, non chiede niente a nessuno, sviluppa tutto lei con i migliori ingegneri che esistano negli Stati Uniti, che equivale a i migliori ingegneri al mondo, e fa una cosa che è abbastanza rivoluzionaria, siamo nel 2008, lo rende open source. Ma non solo lo rende open source, lo rende open source come le aziende sbavano alla bocca per avere dalla bocca per avere l'open source, cioè lo rende un open source permissivo. Che cosa significa? Faccio un brevissimo cappello. La licenza più popolare open source è la GPL. La GPL prevede che tu devi rilasciare il codice in open source, ma prevede che se tu fai delle modifiche e poi dai quelle modifiche in giro, distribuisci la tua versione modificata, devi rilasciare anche quelle modifiche. Si chiama viralità, cioè se io cambio il programma, la licenza segue il programma, non può mai essere staccato. Un software libero rilasciato sotto GPL non può diventare proprietario. E questo alle aziende faceva venire il sangue agli occhi, perché dice: io lo devo vendere questa cosa. Io voglio, esigo di poter prendere gratis la tua cosa, modificarla, renderla proprietaria e rivenderla senza darti niente. Legittimo, voglio dire, un desiderio legittimo. Ovviamente per anni la community del software libero esistente precedente ha risposto picche a questa richiesta, questo desiderio inconscio delle aziende. Google invece dice di sì. Quindi rilascia Android basato su Linux sotto licenza permissiva, una licenza Apache 2.0. Significa essenzialmente prendi il sorgente, fai quello che vuoi e dopo quando lo rilasci, e tenete presente, rilasciare un dispositivo significa anche rilasciare il software che gira su quel dispositivo, puoi non dare niente indietro, cioè te lo tieni tu, le modifiche che hai fatto te le tieni private. Le aziende ovviamente saltano sul carro
all'istante, perché si trovano un sistema già fatto, di qualità elevatissima, superiore già a quelli che avevano passato tempo a sviluppare al loro interno, e ovviamente saltano su questo carro. Non so se voi avete avuto la sfortuna di usare uno smartphone Samsung nel 2008, ma era veramente un dolore fisico. Infatti Samsung fa progetti immediati per passare ad Android, arriva tardi, perché all'inizio era HTC il dominante nel settore Android, ma arriva in tempo e rilascia un prodotto fatto bene, che è il Galaxy S, il primo Galaxy S, e il resto è storia. Google, come vi ho detto, rilascia Android permissivo, ma poi fa questa postilla: ok, ti lascio il sistema, ci fai quello che vuoi, però mi devi fare il favore di inserire le mie app all'interno. La ricerca Google, poi diventerà il mio browser, all'epoca significava Gmail, il Play Store, cioè le applicazioni che puoi far girare sul cellulare che stai vendendo basato su Android, le devono prendere tutti quanti dal mio store, e non puoi installare store supplementari. I produttori ci pensano un attimo e dicono: praticamente Google mi sta obbligando a mettere nel telefono il motore di ricerca più usato del mondo, non mi sembra tutta questa cosa brutta da fare, e quindi acconsentono. Perché prendere Android, fare delle personalizzazioni e rilasciarlo batte di gran lunga i costi e i vantaggi di qualsiasi sviluppo che potrei fare io internamente partendo da zero. E quindi, se acceleriamo fino al giorno d'oggi, ci troviamo Android che è dallo 0% che aveva nel 2008, va al 75% del mercato complessivo di smartphone e tablet, che sono il settore di dispositivi più largo, quindi praticamente significa avere un 60% di dispositivi informatici, computer, smartphone, tablet, laptop, esistenti al mondo, che fanno girare Android e di conseguenza Linux. Volendo sintetizzare tutta sta trafila in una frase sola, Google fa soldi da Android regalandolo a chiunque gli faccia il favore di installarlo su un dispositivo e poi venderlo. Questa è proprio la sintesi brutale del modello di business di Android, di Google su Android. Ovviamente i produttori invece fanno soldi dalla vendita dei dispositivi. Ok, adesso andiamo a vedere come è fatto Android, perché ci serve per capire dov'è che manca la libertà. Ovviamente non andiamo sul tecnico, chi sa già come è fatto più o meno un sistema operativo sa all'incirca ritrovare i componenti fondamentali di Android. Allora, Android, quello rilasciato da Google, il sorgente rilasciato da Google, ha un nome ufficiale, che è Android Open Source Project. È un sito che contiene tutto il codice sorgente sviluppato da Google che compone Android. Abbiamo detto che Android è basato su Linux, che è la parte fondante, ovviamente. Poi, nel kernel Linux ci sono anche i driver del dispositivo, dello smartphone e del tablet su cui io poi faccio girare Android. I driver sono delle cose a basso livello. Poi nel secondo strato io ho il livello di astrazione, cioè Android è fatto in maniera tale che il sistema operativo, quando chiede apri la fotocamera e scatta una foto, il sistema operativo Android, l'app fotocamera, per farvi un esempio chiaro, non va a gestire le micro istruzioni del chip che gestisce la fotocamera, ma va a parlare un linguaggio generale astratto che contiene istruzioni come apri il mirino, fai messa a fuoco, istruzioni base, ma non va a gestire ogni singola fotocamera presente su tutti i dispositivi Android, ci parla in maniera astratta. Quindi c'è questo livello di traduzione AL tra il sistema operativo Android e le relative applicazioni e il kernel Linux che contiene i driver.
Poi comincia l'Android vero e proprio, dove ci sono le librerie di basso livello, ci sono i servizi di sistema, il gestore dell'audio, il gestore dell'interfaccia grafica con l'accelerazione hardware, ci sono il daemon che dà la location in tempo reale a tutte le app che lo chiedono, il gestore della telefonia, il cosiddetto RIL. Non mi dilungo perché sarebbe impossibile fare la carrellata, però tutto questo in generale si chiama Android Framework. Poi c'è l'Android Runtime, che è la virtual machine Java, chiamiamola Java per semplicità, che fa girare il codice delle applicazioni Android. E infine abbiamo le applicazioni che Google mette a disposizione attraverso il Play Store. Ora, l'unico componente rilasciato non sotto forma di Apache License, ma come GPL, è il kernel Linux, perché il kernel Linux è da sempre rilasciato sotto licenza GPL. Quindi è virale. Se il produttore modifica il kernel Linux, deve rilasciare i sorgenti, è obbligata, altrimenti è una violazione di licenza e non ha più il diritto di usare il kernel Linux. Invece Android e le personalizzazioni che fa Android, traduzione di tutto questo, chi di voi ha un Samsung, un LG, chi non ha un telefono prodotto da Google? Ok, quello che avete nel cellulare al 90% non è l'Android AOSP, ma è la personalizzazione del produttore fatta di AOSP, che è molto diversa in tantissimi casi da OSP. Se prendete TouchWiz di Samsung e prendete Android AOSP di Google, c'è il mondo di differenza, non vi ritrovate in quello che nell'interfaccia, in niente. E quindi tutta questa grandissima parte di personalizzazione i produttori non la devono rilasciare. Poi ci sono parte di quel livello di astrazione che non fa il prodotto, non fa Samsung, ma fa il produttore del chip che ci sta dentro i telefoni Samsung, che è Qualcomm. Qualcomm è la ditta che produce la gran parte delle CPU per cellulari Android. Le CPU per smartphone non si chiamano CPU, si chiamano in realtà System on a Chip, perché in un unico chip contengono il processore, la RAM, il chip della fotocamera, l'accelerometro, i sensori, tutto in un unico chip all'interno della scheda madre del cellulare. Per far girare i singoli componenti di questo chip c'è bisogno di firmware, di inizializzazione. Il famoso esempio della fotocamera di prima, che cosa succede? La fotocamera è gestita da un piccolo programmino chiamato Blob, che è quello che parla al resto del sistema tramite il livello di traduzione. Quel firmware piccolo, Blob, è in realtà, solo rilasciato dal produttore di cellulari, scusate, dal produttore del System on a Chip, ed è rilasciato solo sotto forma binaria, cioè rimane proprietario. Non esiste il codice sorgente. E quindi abbiamo detto che per tutto il resto del sistema Linux lo devono rilasciare. I blob binari non sono affar loro se la vede il produttore e non vengono rilasciati. Il resto del sistema non sono obbligati a rilasciarlo e difatti non lo rilascia nessuno. Il risultato di tutto questo è che Android, il 99% degli smartphone Android è al 95% proprietario. Ora, queste percentuali sono un po' buttate lì, ma non sono troppo buttate lì, perché da dove viene il 99% lo vediamo dopo, ma da dove viene il fatto che io lo considero al 95% proprietario? Dal fatto che sì, il kernel di cui abbiamo il sorgente e i blob binari di cui non abbiamo il sorgente, sono una componente piccola complessivamente nel sistema, ma poiché sono al livello più basso, sono ovviamente fondamentali. Non puoi avere il resto del sistema operativo se non hai il kernel e i driver.
perché li consideriamo solo 5% ciascuno? Perché di fatto no, non serve a niente a far girare un kernel e i driver se poi non hai il resto del sistema. E quello è il vero obiettivo, far girare tutto un sistema completo. Quindi noi consideriamo che il grosso della base di codice che compone uno smartphone è fatto dal sistema operativo Android vero e proprio. E quindi il 5% dei blob proprietari, il 5% del kernel per forza open source, il 90% che potrebbe essere open source, ma nessuno lo rilascia perché? Perché può non rilasciarlo. Il risultato è che quasi tutti gli smartphone Android sono di fatto praticamente tutti proprietari. E quindi Android di fatto, per quanto viene additato come paladino dell'open, in realtà ha solo il minimo sindacale di open che i produttori sono obbligati a rilasciare e basta. Non solo i produttori, ma persino Google stessa fa questa cosa. Perché? No, non rilascia quello che non è obbligata a rilasciare, nel suo caso non si è obbligata a rilasciare. Uno, perché adesso che Google fa cellulari, i cellulari che rilascia Android, scusate, rilascia Google, non derivano da OSP, che è di Google, ripetiamolo, ma Google personalizza OSP e non rilascia le sue personalizzazioni. Praticamente fa quello che fa i produttori a cui concede Android. In più, il Play Store e le Google App non sono parte di OSP. Se voi prendete OSP, lo compilate, lo installate, vi trovate la calcolatrice, l'applicazione telefono, il calendario, ma Gmail non c'è, Hangout non c'è, il Play Store non c'è, zero di zero. E quindi di fatto anche Google rilascia l'unica cosa che che è obbligata a rilasciare. Quindi adesso, partendo da questo fatto che Android è al 95% proprietario sul 99% degli smartphone, come andiamo a liberarlo? Quali sono i passi per liberarlo? Allora, innanzitutto dobbiamo prendere OSP e fare le nostre personalizzazioni, sostituirlo alla OSP personalizzato del produttore. E ovviamente noi, a differenza del produttore, rilasciare i sorgenti. Poi dovremmo prendere, ovviamente qua sono i passi per liberare Android su tutti i cellulari esistenti, dobbiamo prendere ogni singolo kernel rilasciato per ogni dispositivo Android e adattarlo al nostro OSP, perché le versioni vanno di pari passo. Dobbiamo poi prendere i binari rilasciati dal produttore e, se volessimo rilasciare quelli in open source, dovremmo riscriverli da capo, che è un lavoro a bassissimo livello, e dovremmo poi riscrivere il collante, il livello di astrazione tra questi componenti. Poi dobbiamo ripetere tutto quanto per ogni versione nuova di Android. Tutto questo moltiplicato per tutti i dispositivi Android esistenti. E abbiamo finito. Sono i passi per liberare Android. Ovviamente è una roba improponibile da fare, peggiorata dal fatto che Android non si lascia generalizzare. Se voi prendete una distribuzione Linux, dentro c'è un solo kernel che potete installare su tutti i PC esistenti, Intel, AMD, tutti i processori con architettura x86, un solo kernel. Quindi che cosa significa? Che io posso modificare il kernel e istantaneamente la mia modifica si può far girare su tutti i PC al mondo. Questo perché? Perché l'architettura x86 su cui si basa il personal computer da 30 anni a questa parte è standard. Le interazioni tra i componenti di un PC, i bus, come l'architettura di memoria, eccetera, sono le stesse per tutti i PC. Il mondo Android invece non ce l'ha questo privilegio. L'abbiamo visto prima. Un kernel, un dispositivo, moltiplicato per ogni dispositivo esistente Android, con tantissime differenze tra un dispositivo e l'altro da gestire, anche se il grosso è uguale, perché voglio dire, caricare i processi in memoria è lo stesso ovunque, però ci sono tantissime differenze rognose da gestire. Lo vedete anche sui vostri dispositivi. Alcuni adesso hanno il notch, quella goccia sullo schermo in alto,
per aumentare la cornice del display, altri invece non ce l'hanno. Alcuni hanno la funzione tocca due volte sullo schermo da spento e si accende, altri non ce l'hanno, altri hanno i pulsanti fisici, altri ce l'hanno solo software, e non mi dilungo, sono troppe da gestire. Lui fino alle 12:20. Sì. Ok, però ce l'abbiamo qualcosa qui a pigliarci, nonostante la situazione che abbiamo descritto adesso è non proprio rosea. Il fatto che c'è una distribuzione Android che si chiama Lineage OS, che oggi pomeriggio ci sarà anche un talk su come installarla, su come formattare un telefono Android. Lineage OS, che prima si chiamava CyanogenMod, è quanto più vicino abbiamo a una distribuzione Linux in ambito Android. E si pone l'obiettivo di essere un firmware cosiddetto aftermarket, cioè tu ti compri il cellulare con il firmware del produttore, la ROM del produttore, l'Android di fabbrica, ma lo puoi sostituire dopo l'acquisto, in questo senso un firmware aftermarket. Praticamente quello che fa è aver creato una community che si prende briga di tutti quei passaggi di liberazione Android che abbiamo visto prima. Questo fa la community CyanogenMod. Il motivo per cui è riuscita a fare quello che fa è che ha accettato l'unico compromesso pratico, pragmatico possibile. Cioè, c'è il 5% che è quello dei blob proprietari, dei blob che parlano all'hardware del sistema on a chip, che, raga, non me lo chiedete, è impossibile che io ve li libero. Significherebbe dover andare a fare il reverse engineering senza il sorgente di come funziona ogni singola scheda madre di ogni dispositivo Android. Non se ne esce più. Quindi questo 5% proprietario lo lascio proprietario e cerco di liberare il 5% Linux, è già libero, però lo devo adattare. Libero il resto, libero AOSP, cioè faccio un AOSP che posso installare aftermarket privo delle personalizzazioni del produttore, ma con le personalizzazioni della community. La differenza grossa, ovviamente, è che l'AOSP di Lineage OS è open source, tutto open source. Non solo, AOSP prende, per via del fatto che si è liberata dal dover supportare anche il 5% proprietario, non solo libera AOSP, ma lo migliora. Lineage OS nel corso del tempo ha implementato, molto prima di Google, delle funzionalità che poi sono entrate in Google Stock, in Google AOSP. Un esempio è la gestione dei permessi. Adesso, quando installate un'app Android, al primo avvio, se richiede dei permessi particolari, vi chiede il permesso di concedere o di negare quel tipo di permesso, per esempio usare il GPS per quell'app. Lineage OS ce l'aveva tre versioni prima. Adesso che Android, che Google l'ha fatto, rimane quello di Google per la maggior parte, ma Lineage OS si è concentrata sul potenziamento di quella funzione. È solo un esempio, ma di anticipazioni in Lineage che anticipa i tempi su Android ce ne sono tantissime. Si potrebbe fare un solo talk solo su questo. E quindi, qual è il risultato pratico? Che dal 99% degli smartphone Android al 95% proprietario, passiamo all'1% degli smartphone Android al 95% libero e aperto, che è un grosso progresso. E questa percentuale non è a caso, cioè è davvero l'1%. Approssimativamente, ma con buon calcolo, da dove deriva questo 1%? Lineage supporta, se andate nella pagina del progetto, tra i 195 e i 240 smartphone e tablet. Perché questi sono l'1%? Google rilascia l'elenco degli smartphone dei tablet, dei dispositivi Android supportati dal Play Store. È un file Excel praticamente che contiene tutti i dispositivi Android. Sono 21.580. Se togliete i duplicati, rimangono 13.800. Se togliete i non cellulari, per esempio i Chromebook,
oppure i dispositivi router che fanno girare Android, cioè tutti i non tablet e non smartphone, arrivate a circa 12.000, che è l'1% di questa figura. Quindi scusa, l'1% del numero di dispositivi, del numero non di del mercato, perché immagino che un Samsung S9 copra il 10% del mercato. No, no, ovviamente, l'1% dei dispositivi, hai ragione, non è corretto il calcolo, l'1% dei dispositivi esistenti al mondo Android è lineggizzabile praticamente, ma con quel grado di apertura. Lineage è la community che gestisce più smartphone correntemente supportati al mondo. Chiaramente Samsung ha un sacco di telefoni che supporta, ma non tutti sono ancora in gioco, ancora supportati. Lineage invece, quei 240 telefoni sono quelli che aggiorna costantemente all'ultima o penultima versione di Android, che sono quelli per cui ancora escono release di aggiornamento. Tutti con le funzioni hardware operative, e supporta anche hardware recente. L'S9, per farvi un esempio, l'S9 Plus sono lineggizzabili. Il OnePlus 5T è lineggizzabile. Stiamo parlando di dispositivi negli ultimi 6-8 mesi. Ormai entro 2-3 mesi Lineage riesce a supportare un nuovo cellulare. Andiamo a vedere come stanno messi chi invece non ha fatto questo compromesso, che è la distribuzione Linux Replicant, che il fatto che probabilmente non ne avete mai sentito parlare è esattamente dimostra proprio il punto di come cercare di arrivare al 100% di Android libero non funziona, non ti dà davvero quella libertà, perché Replicant, per cercare di liberare anche quel 5% che si rifiuta di inserire proprietario e quindi lo deve riscrivere oppure non inserire per niente, si ritrova con solo 13 dispositivi supportati, vecchissimi, stiamo parlando dell'S2 essenzialmente, uno dei più moderni, che funzionano mezzi mezzi, nel senso ti fanno chiamare. Ma quando fate lo swipe vedete proprio gli scatti dell'interfaccia. Perché? Perché non c'è l'accelerazione hardware. Perché? Perché è un blob proprietario l'accelerazione hardware. Supporto Android 4.3 6.0 che Google non supporta più. E ovviamente tipo sono due sviluppatori in croce. Google nel cercare di aiutare se stessa ha fatto un aiuto collaterale a Lineage con il cosiddetto Project Treble. Che cos'è Project Treble? Project Treble è una riscrittura di Android completa delle basi di Android per risolvere uno dei grossi problemi che c'ha Android. Il fatto che Google ha rilasciato 15 versioni di Android e si dividono tutte quante il mercato, mentre invece iPhone iOS, nel momento in cui esce, in 10 giorni è installato sul 95% degli iPhone ancora supportati in giro. Questo è il problema della frammentazione. Poi c'è il problema e perché esiste la frammentazione? Perché c'è l'abbandono dei dispositivi da parte del produttore. Il produttore rilascia il dispositivo, fa al massimo un aggiornamento di Android se va bene e dopo basta. Quindi le versioni di Android vanno avanti e io mi ritrovo un cellulare non più supportato, con bug di sicurezza e senza nessun aggiornamento di funzionalità. Quindi obsoleto dopo 6 mesi dal momento in cui esce. E questo è un grosso problema per Google. Il motivo per cui questo succede è che quando avete presente i blob proprietari di cui parlavamo prima? I blob proprietari vanno di pari passo con la versione di Android su cui girano. Quindi, se aggiorno la versione di Android, il produttore di chip deve supportare la nuova versione di Android rilasciando i blob aggiornati. Però i produttori di chip vanno a mille.
E nel momento in cui esce un nuovo chip, si sono dimenticati del vecchio chip. Non si ricordano proprio di averlo mai prodotto. E quindi quando i produttori vanno a chiedergli: mi dai blob binari che voglio aggiornare il mio Android per il dispositivo che è uscito 6 mesi fa? Non so di che cosa stai parlando, è la risposta. E quindi, di fatto, a cascata, Android non viene aggiornato. Questo perché c'era proprio la necessità di, ad ogni nuova versione di Android, rifare i blob proprietari. Allora Google ha detto: senti, cambio Android in maniera drastica, in maniera tale che i blob binari possono rimanere gli stessi oppure essere aggiornati in un momento successivo, e tutto quello che sta sopra, che è Android, è slegato. E questo l'ha chiamato Project Treble, questa separazione. Quindi i produttori non devono aspettare i chip maker, possono sviluppare Android, la nuova versione di Android, e aggiornarla in maniera indipendente. L'obiettivo di Google è quello di accelerare il processo con cui Android viene aggiornato. E Google è furba, non l'ha reso opzionale, l'ha reso obbligatorio, cioè tutti i dispositivi che escono con Android 8 devono supportare Project Treble. E devi dimostrare di supportare Project Treble. Che significa? Google rilascia un'immagine generale di Android fatta da lei. Google ti dice: per poterti certificare Android e darti il permesso di girare sul Play Store, sul tuo cellulare non modificato, io devo mettere la mia immagine e deve funzionare. Se non funziona, tu non esci sul mercato. Il vantaggio per Lineage è che ad ogni nuova versione di Android non deve curarsi di fare il collante. Il collante è quello di prima. Quindi può semplicemente aggiornare Lineage alla nuova versione di Android e aggiornare tutto in maniera molto molto più rapida, perché ricordatevi che il collante è la parte più difficile di tutte da realizzare. Parliamo adesso del 5% inattaccabile, i blob binari. Ora, non tutto è propriamente impossibile, ma c'è una parte che davvero è una causa persa, che è la baseband, che volgarmente è il modem. Il modem è quella parte del sistema on chip che gestisce la telefonia, UMTS, 4G, 5G, GSM, eccetera. Quella parte non solo è una delle più chiuse esistenti, per legge, cioè nella specifica GSM, nelle regolamentazioni radio, il produttore non ti consente di rilasciare, il legislatore non ti consente di rilasciare il sorgente, perché è pericoloso poter modificare la parte telefonica nella razionale della normativa. Non solo è proprietarissima, brevettatissima, ma è anche pericolosa per la privacy, perché in tutti i cellulari Android il modem non è una parte a sé stante, l'hanno collegato sulle piste della memoria RAM in maniera indipendente. Cioè praticamente questo chip ha la passepartout a tutto quello che gira sul mio sistema, è praticamente una backdoor. Se c'è un bug lì, non c'è nessuna protezione a livello di sistema che tenga, sta proprio dentro la memoria questo chip. E quindi, se volessimo attaccare questo 5%, l'unica speranza è che progetto l'hardware dall'inizio in funzione di arrivare al 100% libero. Cioè devo poter mettermi nelle condizioni di fare delle scelte di progettazione base. Ed è quello che ha fatto la Raspberry, per esempio. E quello che il progetto che sta cercando di fare questa cosa è una compagnia che si chiama Purism, che sta progettando un telefono che si chiama Librem Phone, che è un telefono progettato fin dall'inizio in funzione di raggiungere il 100% di libertà dell'utente. Non è basato su Android e ha l'obiettivo ambiziosissimo di essere certificato Respect Your Freedom della Free Software Foundation, che è una certificazione che hanno tipo 20 dispositivi hardware al mondo,
che certificano proprio questo, che sono al 100% capaci di far girare software libero. Quindi la Raspberry che lo sta... No, la Raspberry è quella che ha fatto vedere che il modello dove io mi progetto l'hardware in funzione di essere... che quando mi progetto l'hardware, io da zero, poi riesco ad essere il più libero possibile. Se non lo faccio, se prendo un hardware progettato per il mercato consumer e poi cerco di liberarlo dopo, questa cosa funziona solo in parte, che è l'approccio Lineage che abbiamo visto prima. E soprattutto, anche se non è un hardware di grido questo LibreEnphone, non vi aspettate di trovare l'ESA-Core con 8 GB di RAM, non è nemmeno un hardware patetico come altri tipi di progetti simili fatti molti anni fa, come OpenMoco o il Nokia N800. E chiudo parlando delle app, che ho volontariamente tolto da questo discorso. Perché? Perché è veramente complicato questo discorso, ma è anche in un certo senso parallelo. Perché una volta che l'utente ha a disposizione un sistema al 100%, 95% libero, che cosa succede poi? Che la decisione delle singole app sta all'utente. L'utente può scegliere per ogni cosa che deve fare un'app open source o un'app chiusa. Però la realtà dei fatti è che non per ogni tipo di cosa che devo fare c'è un'alternativa open source su Android, e comunque la scelta è nettamente minore delle app proprietarie. Oltretutto c'è un problema delle librerie di Google. Google droga gli sviluppatori mettendogli a disposizione una libreria esterna ad Android che si chiama Google Play Services. Le notifiche push, per esempio, che tutti quanti noi adoriamo, non sono incluse in Android, ma sono in questo componente a parte che si chiama Google Play Framework, che è proprietario ed è a parte di Android. Quindi, se io per esempio mi faccio Android 100% libero, la gran parte delle app di Android non girerebbero su questo sistema libero, 100% libero. Perché? Perché mancano le Google App. Manca questa libreria che si chiama Google Play Framework. Una frontiera aperta è MicroG. MicroG ha l'obiettivo di sostituire il Google Play Framework, ma in versione open source. L'idea è di fare proprio un gioco di sostituzione tale che le app non se ne accorgano, ma ovviamente questo supporto è ancora molto 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 parziale. E chiudo dicendo che esiste un marketplace libero che è F-Droid, alternativo al Play Store, che contiene solo applicazioni open source. Però c'è un problema. Sul Play Store ci sono applicazioni open source, ma è difficilissimo trovarle. Io non posso dire a Google Play Store mostrami solo le applicazioni open source. Quindi di fatto o la conosco già che esiste quell'applicazione open source o difficilmente la trovo. Di contro ci sono su F-Droid ci sono alcune applicazioni che anche se sono open source non sono su F-Droid. E viceversa, alcune applicazioni che sono sul Google Play Store open source non sono su F-Droid. Quindi di fatto, anche se esiste uno store solo open source, non contiene tutte le app open source, che già non sono tantissime, e quindi questo è un problema però di distribuzione. E questo è quello che ho detto e ho chiuso. Grazie mille a tutti. Allora, io comunque ci sono oggi pomeriggio per domande e approfondimenti, poi mi potete contattare e chiamare se avete bisogno. Sì, nel frattempo che Luigi prepara il tutto. Se non sbaglio, Google sta progettando un nuovo sistema di sostituzione di Android, che non userà più Java, mi sembra, ma C++ o C#. Fuchsia. Ma avrà più o meno le stesse caratteristiche o diciamo sarà un po' più libero? No, no, sarà meno libero. E non è basato su Linux.
questo è acceso. È una cosa completamente da zero. Questo è acceso, vedi che batteria. Lo so, lo so. Ma se sta parlando. Se mi serve spazio, ci sono 50 portate qua. No, non è Android, è un sistema a parte, sviluppato da zero, incluso il kernel, e Google afferma che andrà a sostituire Android e Chrome OS, che è il sistema che Google usa sui propri laptop, però non è ancora maturo ed è difficile prevedere adesso come potrà sostituire Android. Però è anche vero che adesso, per esempio, Chrome OS supporta le applicazioni Android. Quindi il passaggio da Android a Chrome OS è semplificato. In teoria poi Google potrebbe fare lo stesso anche per Fuchsia. Però è ancora in sviluppo, è difficile sapere dove andrà a parare. Google lo sta sviluppando perché vuole rimediare al peccato originale di Android, che è stato quello di darlo a tutti senza chiedere niente in cambio. Stavolta Google vuole rifare un nuovo sistema. Vabbè, non è stato. No, ha servito il proprio scopo, però che adesso Google vorrebbe la fonte piena della moglie ubriaca, cioè adesso che ha il 75% del mercato, vorrebbe non dover regalare così tanto a quelli che ha sfruttato per arrivare al 75%. Come? Vuole capitalizzare. Sì, vuole capitalizzare. Sei pronto? Io sì, quando vuoi.